Ogni colonna può essere modificata molto agevolmente. Possiamo innanzitutto rimuoverla avessimo digitato qualcosa che, come dire, corrisponde a un refuso, quindi io posso in ogni momento, senza intaccare in alcun modo quello che è l'account poi di Twitter originale, andare a rimuovere la mia colonna. E posso, di nuovo, scegliere se aggiungere un contenuto simile a quello precedente, quindi una ricerca, magari per esempio ricetta cucina, con una lista di risultati, probabilmente un pochino più affini magari a un appassionato di cucina, lingua italiana, parole, in questo caso keyword italiane, coppia di parole chiave che possono sollevare una certa soglia di interesse. Oppure possiamo andare a utilizzare una serie di operatori. Avessimo in questo caso necessità di modificare la colonna stessa, è sufficiente utilizzare questo controllo in alto per modificare le preferenze. Ora, in questo caso ogni colonna è modificabile in qualunque momento, così come ogni colonna è possibile modificare, diciamo, la destinazione di ogni colonna in maniera molto agevole. Modificando la colonna non modifico solo il fatto che questa sia una ricerca, ma posso anche decidere di volerla destinare a tutt'altro scopo, andando ad aggiungere un diverso social. Per il momento limitiamoci a Twitter, andremo poi ad aggiungere un ulteriore pezzettino. Io posso in ogni momento aggiungere una serie di operatori, dove è necessario, che è lo stesso tweet che mi presenta qualora io volessi raffinare la ricerca. Ecco, quello che succede è che io posso utilizzare operatori anche piuttosto banali, per chi è solito già utilizzare Google, come gli apici, in questo caso le classiche virgolette. Se io utilizzassi la virgoletta su una coppia di termini del tipo ricetta, vediamo se così può saltare fuori qualcosa, ricetta pizza, avremo fortuna? Forse sì, forse no. In questo caso andiamo a spiegare ad Otswit che vogliamo utilizzare esattamente queste due parole chiave. Quindi in questo caso è bene ricordare che la coppia di termini può comparire sia nel testo piuttosto che in un URL, compresso o meno, purché venga presentata all'interno del tweet. Otswit è così intelligente che se io vado a comprimere quello che è un link che contiene questa coppia di termini, compare nella relativa colonna la cui ricerca scatena appunto questo risultato. Oppure posso utilizzare l'operatore OR, quindi posso decidere di mostrare dei risultati, sempre solo su Twitter, ricordiamolo, che comprendano l'una o l'altra parola chiave. Quindi posso utilizzare ricetta OR pizza, modificando la colonna affinché mi vengano mostrati i risultati che contengono o la parola pizza o la parola ricetta. Così come possiamo andare a scendere tanto più nel dettaglio laddove noi conosciamo alcune parole che vogliamo negare, magari vogliamo tutte le ricette tranne quella della pizza. Con operatore meno possiamo modificare la ricerca per entrare tanto più nel dettaglio dove è necessario. In questo caso un operatore che a me piace moltissimo, e lo troviamo già peraltro consigliato da Otswit in questo suo elenco di esempi, è l'operatore from. In questo caso noi possiamo creare una ricerca, tra virgolette, un elenco sempre aggiornato, dei messaggi che vengono inviati dalla persona, dall'account, in questo caso Gadello, Otswit, eccetera. L'operatore from ti permette di mostrare tutti i risultati di qualcun altro, tutto quello che sta dicendo un account che non sia il tuo. Quindi io posso digitare from Gadello, vediamo. Quindi torniamo tra un istante sulle ricerche avanzate. È importante comprendere come Otswit ti permetta di andare a creare le colonne che a te servono nel dettaglio, nella tua routine lavorativa. Può essere in questo caso una colonna di Twitter che ti scatena una ricerca, può essere un flusso un pochino più interessante. Come vedevamo un istante fa, la mia prima tab contiene quello che può essere un account all'interno di un account di Twitter
piuttosto basilare, quindi io monitoro il mio home feed, monitoro le menzioni, i miei tweet retweetati e i messaggi diretti. Volendo posso aggiungere tutte le colonne che io ritengo davvero utili, sino appunto a quello che può essere il limite, il mio limite. Decido io quante colonne mi servono e quali contenuti voglio inserire all'interno del sistema. La cosa importante in questo caso è che Hootsuite modifica il comportamento di ogni colonna sulla base di quello che è lo scopo della colonna. Quindi in questo caso, avendo io creato una colonna di Twitter, ritrovo dei componenti che mi sono familiari, quindi ritrovo quello che è il rispondi, il retweeta, piuttosto che l'invia un messaggio diretto, più una serie di opzioni aggiuntive, tipiche in questo caso dello stare utilizzando Twitter. Posso rispondere in questo caso alla persona che leggo nel mio home feed di Twitter, così come posso andare a retweetare una discussione in cui compaio io stesso. Questo perché Hootsuite percepisce che la colonna è di Twitter e serve solo ed esclusivamente questo tipo di controllo. Nel momento in cui io vado ad aggiungere un diverso social network, e andiamo a farlo, vedremo come la colonna reagisce in base al contenuto che questo si porta. Io posso andare in questo caso nella mia configurazione dell'account, aggiungere un social network e spiegare a Hootsuite che voglio aggiungere la mia presenza Facebook. Mi connetto in questo caso a Facebook, anche in questo caso mi autentico sul social, e in questo momento quello che succede è che Hootsuite riconosce la mia identità e eventualmente le pagine di cui sono amministratore. Io posso immediatamente spiegargli che voglio portare all'interno del sistema quella che è la mia presenza come profilo e la mia presenza come pagina aziendale, come pagina brand. Posso dirgli, siamo a posto così, importa queste due realtà, e immediatamente avrò a disposizione altri social network per andare a utilizzare il sistema. Eccoli qua. In questo momento io trovo inseriti all'interno di Hootsuite non solo più la presenza Twitter, ma quello che è il mio profilo e quella che è la mia pagina brand. Come cambia il sistema? Non cambia. Quello che ho imparato un istante fa ad aggiungere colonne e a inserire un tipo di informazione per ogni colonna si declina per ogni social network che mi è possibile importare all'interno di Hootsuite. Quindi io posso tornare nel mio elenco di flussi, posso scegliere magari di crearmi una nuova tab che chiamo Facebook, per semplificare al momento, e scegliere che non è più Twitter che voglio avere tra i piedi, ma il mio profilo Facebook. E allora nota come cambiano le informazioni disponibili, perché su Facebook non ci sono le menzioni, non ci sono, o meglio, sì, ma non sono la stessa cosa, su Facebook non ci sono delle ricerche particolarmente potenti, quindi potrò usarle sì con cognizione di causa. Su Facebook abbiamo il nuovo il feed da aggiungere, il mio news feed, quindi un semplice elenco di tutto ciò che succede nella mia bacheca globale. Quindi semplicemente aggiungendo il mio newsfeed ho tutte le notizie più recenti a portata di mano. Di fianco a questo tipo di informazione io posso avere magari interesse a filtrare solo gli aggiornamenti di stato identificati così. Quindi tutto ciò che in questo caso viene filtrato come aggiornamento di stato da tutto l'elenco delle notizie più recenti. Oppure voglio filtrare solo le foto. Mi dà modo Hootsuite di prelevare parte del mio elenco di notizie quotidiane filtrando solo per il mio profilo personale le foto. Così come posso aggiungere, magari prima di ogni altra cosa, la mia bacheca. Potrei avere interesse a modificare, o meglio a monitorare, quella che è l'informazione presente nella mia bacheca. In questo caso sto volutamente, fino a questo punto, separando gli ambiti, cioè sto dicendo ho creato una tab per Twitter, mettiamoli in ordine, ho creato una tab per Twitter che contiene l'informazione di Twitter e ho creato una tab di Facebook che contiene l'informazione di Facebook.
Devo davvero lavorare così? Affatto. Questo è un buon modo per raccontare come può funzionare Hootsuite in una maniera più o meno valida per tutti, ma normalmente ti capiterà di voler creare una tua bacheca, magari una tua tab, che chiamiamo bacheca principale, in cui potrai decidere di monitorare le menzioni che arrivano sul tuo account Twitter e poi di lato aggiungerci la tua bacheca Facebook. E portando un pochino più in là il concetto, dato che ci manca ancora la pagina aziendale, per quello che ho aggiunto fino ad adesso, posso decidere di infilare di fianco a queste colonne la bacheca della mia pagina e i messaggi che magari sulla mia pagina vengono ricevuti. Quindi, con 4 click, ma 4 di numero, io ho creato una sorta di stanza dei bottoni mia personale in cui posso monitorare quella che è la mia presenza sociale o parte di essa, perlomeno. Il semplice fatto di aver scelto di portare a me queste informazioni condiziona poi la mia routine. Ho scelto io quello che voglio monitorare. Ho scelto di non avere ricerche avanzate, ci torniamo tra un attimo. Ho scelto di non monitorare tutta l'informazione che arriva nel mio profilo, ma di avere in questo caso solo parte di quell'informazione, così per me importante e utile. Due finezze sull'impostazione delle colonne. Io posso controllare la dimensione delle colonne tramite questo controllo in alto a destra, così come posso spostare le singole colonne trascinandole sul titolo. Quindi nulla è mai definitivo all'interno di Hootsuite. E, come detto, ogni singola colonna può essere tranquillamente modificata in corsa, può essere cancellata del tutto, può essere piegata alle mie necessità. Aggiungiamoci un pezzo. Dicevo che ogni colonna di Twitter assume il comportamento ideale, ma in questo caso anche quando abbiamo diversi social network il comportamento di ogni colonna cambia, perché certo, se io sono sulle menzioni della colonna Twitter avrò a disposizione dei controlli tipici come la risposta al tweet che sto leggendo, il retweet, il mettere come preferito quel tweet su Twitter, oppure semplicemente il poter cliccare quelle che sono delle informazioni importanti, andando sulla colonna ad approfondire il senso del messaggio. Quando sono poi all'interno dei messaggi privati della pagina Facebook, quello che posso fare è, in questo caso, andare a rispondere al messaggio. Quindi posso in ogni momento cliccare un qualunque messaggio che ho a disposizione per rispondere direttamente dalla colonna, senza andare neanche all'interno di quella che è la presenza Facebook vera e propria. In realtà stiamo usando la presenza Facebook vera e propria. In realtà non abbiamo più bisogno di tutta quella che è la pesantezza del sistema di interazione di Facebook. Così come a lato sono nella mia bacheca profilo utente Facebook. Quindi non c'è più il rispondi, il retweet, magari disabilitato come pulsantino, c'è il mi piace, perché in quel caso l'unica cosa che voglio fare è mettere mi piace, togliere il mi piace o fare qualche altra cosa che adesso vediamo. Posso vedere il numero di mi piace per quell'aggiornamento di stato o per quell'elemento nella mia bacheca. Posso andare a rispondere ai commenti, qualora appunto ce ne siano e siano meritevoli di attenzione. Così come, appunto, qualora io stia controllando magari la mia pagina brand, posso anche in questo caso decidere se cestinare direttamente da qua il post o agire in maniera avanzata su ogni singolo componente. Hootsuite, potremmo dire, ti mostra all'interno delle singole colonne solo ciò di cui tu hai davvero, davvero bisogno.